Bentrovati. No, mi ero ricordata che la scommessa su Thiago Motta alla Juventus, ma anche perché qualcuno c'era qui insieme a me, il buon Lavia. A me dispiace perché poi lo dice sempre con grande educazione e con quella spensieratezza quasi fanciullesca. Però diceva al Milan arriva o Thiago Motta o Conte. No, io avevo colto al balzo quello che il direttore aveva detto, che c'era un allenatore che aveva già firmato per una squadra italiana. Quindi avevo fatto due conti pensando che uno, cioè si incastravano lì, quindi pensavo che avesse firmato per il Milan, invece mi sa che ha firmato per il Napoli. Quindi adesso hai cambiato idea, no? O sei no, io fino, a che non vedo la firma, a che non vedo l'inquadratura della mano. Non vedo le firme. Fino a che non vedo l'inquadratura della mano. Attento a te, Hernandez, tu devi stare attento a te, Hernandez, che lì c'è un bel rischio, stai correndo un bel rischio. Vabbè, tanto un pezzo secondo me lo vende. Un pezzo va venduto. Un pezzo va venduto. Hernandez un pezzo da 90, anzi, se non da 100. Vabbè, dai. Io tra Maignan e Hernandez vendo Maignan. Sì, sono d'accordo. Però devi stare attento perché sia Pioli che gli altri hanno detto che dal punto di vista del leader, Maignan dovrebbe ricevere lo scettro da Giroud e da Kier. Quindi probabilmente è un valore che va al di là della questione tecnica, che comunque è una questione tecnica di altissimo livello. No, perché abbiamo tanto criticato, e giustamente, Leao un po' altalenante, ma anche Hernandez quest'anno. Quest'anno Hernandez non è che ha fatto un bellissimo campionato. Ma soprattutto nelle partite importanti. È mancata la fascia sinistra, quindi non solo Leao nelle partite importanti. Anche se me lo regalassero io nella sua fascia sinistra della Juve, ce lo metto subito. Sì, concordo con te, Marcello. Bene, fatto male. D'accordo Elena, la prendere subito. Subito, anche altalenante. Aspetta, cioè, ma magari. Anche ma altalenante. Adesso, fra poco, caro Penta, poi vado da Comi, avremo le dichiarazioni di Marotta, ma proprio l'intervista, perché il nostro Borrelli è ovunque ed era anche lì. Ha parlato molto, ha tirato anche una stoccata ad Allegri e quindi a maggior ragione sarà argomento insomma pesante e preponderante della nostra trasmissione. Prima però vorrei capire insomma così la tua sensazione. Domani siamo alla vigilia della finale di Conference, dobbiamo fare i complimenti a queste squadre italiane che hanno portato alto insomma il baluardo azzurro in Europa. Che sensazioni hai? Italiano ha detto che giocheranno per Barone e col coltello tra i denti. Ecco, quella potrebbe essere la motivazione giusta, che Comi, che è stato un grandissimo calciatore, lo sa meglio di me, che nel calcio molte volte quando c'è l'equilibrio la motivazione fa la differenza. E sicuramente questa cosa, perché loro vengono chiaramente dal calciatore scomparso, da Story, poveretto, che insomma la Fiorentina ha avuto questi due lutti in pochissimo tempo. È evidente che Barone aveva fatto tantissimo perché era l'uomo di fiducia del presidente commisso, e di conseguenza oggi la motivazione potrebbe essere determinante in un equilibrio, anche se dall'altra parte c'è questo marocchino, questo centravanti che fa paura, un giocatore fortissimo che la Fiorentina in difesa non dà tutte queste garanzie, per cui è una partita, oggi la vedo al 50% sicuramente, però la motivazione può darti quell'1-2% in più. Antonio, cosa ne pensi? Tra l'altro Torino, spettatore interessatissimo di questa partita. Tu sai che 2 mesi e mezzo fa avevo previsto il Toro in Europa. Sì, è vero. E mi auguro che la Fiorentina dia una mano. Tra l'altro sono due società non proprio fortunate. E quindi è la volta buona che una può aiutare l'altra per raggiungere tutte e due un obiettivo comune, che è quello di andare in Europa. Come diceva l'avvocato prima, secondo me le motivazioni hanno un'importanza fondamentale. La Fiorentina, come l'Atalanta del resto, come nell'altra puntata avevo detto che questa sconfitta con la Juve poteva essere fondamentale per ricompattare tutto un ambiente e soprattutto la squadra, perché aveva dimostrato in questi anni di essere fortissima, ma gli mancava qualcosa per essere consacrata ed è riuscita. Mi auguro che lo faccia anche la Fiorentina, perché la Fiorentina è da tanto che non vince, quindi è importante raggiungere un risultato determinante che servirebbe anche al mio Toro. E non è giustamente allora, attenzione Massimo, che Comi ci azzecca Comi ci azzecca spesso Sì, ma sai uno che Marcello, sai vero, che la vero. Fiorentina, il Toro non è che sono proprio squadre fortunate,
Auguriamocelo tutti quanti che questa volta sia così. Dai, che questa volta la ruota giri. Io però temo che questa finale ad Atene in casa dell'Olimpia. io ho giocato ad Atene. No, infatti volevo chiedere proprio a Antonio, perché io mi ricordo il clima che con Pileggi fuori, giusto? Era quella partita lì. Una partita incredibile dove noi ci qualificammo, ma poi dopo successe di tutto. È un ambiente molto caldo, però noi abbiamo vinto. E quindi speriamo che vinca anche la Fiorentina. Dai, tutti a tifare Fiorentina, tra l'altro serviva, però quello era un favore a non vincere, no? L'Atalanta per il piazzamento della Roma. Sì, assolutamente, però, e poi era anche un problema economico, stavamo parlando di questioni economiche. Ci sta. È vero, si poteva fare. Io credo che però in Germania hanno fatto qualcosa, mi sembra di aver capito anche lì, in Germania c'è stato qualcosa in maniera tale da far arrivare la quinta anche lì, quindi sì, lì l'hanno fatto, in Germania i tedeschi che sono precisi, lì l'hanno fatto, qui l'Atalanta effettivamente avere insomma sei squadre in Champions sarebbe stato... Ma Gasperini, vi pare uno che possa... No, devo dire Gasperini no. Guarda, di Gasperini io certe volte, questo non me lo ricordo, perché io mi ricordo una partita, credo con la Salernitana, che poi era finita in 10 con Fazio che si era fatto male e hanno vinto mi sembra 5-6-2, quindi cioè, è proprio una caratteristica di Gasperini comunque dal punto di vista della sportività non fermarsi, andare avanti e quindi non cedere. Infatti, a quelli che sono. La nostra paura è che arrivi poi terzo perché l'ultima partita Gasperini vorrà vincere. Ce la metterà tutta. No, assolutamente, perché comunque sarebbe... Sono tutte finali. No, poi credo che sarebbe, credo forse la prima volta che l'Atalanta arriva terza in campionato, esatto. Quindi sarebbe anche un risultato storico. Oltre ad aver vinto la Coppa, arriva terza in campionato. E poi ci sono i bonus, attenzione, perché anche l'allenatore c'ha i bonus, certo. Ce l'hanno i giocatori, c'è l'allenatore. La terza posizione porta più soldi alla società, ma porta anche più soldi, evidentemente. Anche ai giocatori. Poi bonus, quindi, anche agli allenatori. Poi di bonus parliamo anche con gli Allegri della questione del licenziamento, perché si collega al bonus. Si collega al bonus. Sono curioso di sentire la stoccata di Marotta ad Allegri. Strano perché strano perché i due non è da lui. No, strano. È vero, si è lasciato andare. Infatti quando l'ho letta ho detto lungo corto muso. Ma forse gli è rimasto in di solito in politicamente testa... corretto sempre Marotta, non è mai fuori. Sì, ma la battuta dei guardi e ladri secondo me gli ha dato fastidio. Non ha risposto al momento, deciso di non, in quel momento erano troppo concentrati e non volevano che gli sfuggisse l'obiettivo della seconda stella, che però poi, gli è rimasta. Che poi Giovanna, secondo me, quella battuta lì non era tanto finalizzata a offendere qualcuno, era proprio una sorta così, di inseguimento, c'era un inseguimento. Per l'inseguimento. Per dare l'idea dell'inseguimento. Ecco, non poteva dire Tom e Jerry, però poteva dire loro sono i ladri. Io guardo, mi è piaciuta tantissimo. Però per me non è voluta. Non l'ho fatto tanto godere quella battuta lì. Ma anch'io non perché tu sei malizioso, però. Oh, ma a me è piaciuta, guarda. Non so come gli sia venuta, ma comunque gli sia venuta, gli è venuta bene. Elena, ti è piaciuta? A me è piaciuta molto, però non l'ho trovata maliziosa, nel senso che anche per me. In negativo, cioè dicendo l'ha fatta per prendere in giro, dare dei ladri all'Inter. Non l'ha interpretata con la malizia, l'ha interpretata come dicevo prima, che è stata una battuta che però dopo andandola a guardare con la lente di ingrandimento capisci la puoi leggere in un altro modo. Fosse stato, che ne so, Juventus-Cagliari, magari invece nessuno la leggeva in quel Inter, modo. Capisci che... O Juventus-Milan. Con i precedenti, esatto. Anche Juventus. Nessuno avrebbe dato quell'interpretazione. Con i guardi e ladri gli si è ritorto contro, perché da quando l'ha detto è stata una maledizione. Marotta ha fatto un po' l'Allegri, nel senso che Allegri ha aspettato di vincere la Coppa Italia per sbottare e Marotta ha aspettato di vincere lo scudetto della seconda stella per dire un po'. Sì, però lo fa un po' fuori tempo, Nicola. È vero. Doveva farlo quando ancora Allegri era sulla panchina della Juve, non quando non c'è più. Ma diceva appunto quello che diceva Giovanni, era forse per mantenere in quel momento, diciamo, tutti concentrati. Però adesso sull'obiettivo. Non c'è più Allegri sopra quella panchina lì, quindi un po' fuori luogo, come anche ieri quando si è incavolato con tutti quelli che dice che ce l'hanno con l'Inter, che sono invidiosi, no? Che fanno delle considerazioni un po' fantasiose. Però, io sono uno di quelli, io farò sicuramente parte di quel gruppo. Marcello, ci siamo passati anche noi, cioè nel senso, perché la stessa trafila la percorsa il Milan, e quante ce l'hanno dette noi?
Invece adesso sta passando un po' adesso in sordina che è tutto normale, il Milan pignorati di qua, non c'avete i soldi, sì, sì, quando sì, arriva sì, il closing, sì, sì. Cioè, anche dal punto di vista giornalistico non ho visto questo attacco all'Inter come all'epoca era stato il Milan. Vero? Io ho posto degli, io per dire noi abbiamo posto delle, dei dubbi anche su, su proprio sulla suavità con cui ti... ti presentano questo passaggio di proprietà. Normalità. Ma che normalissimo. Perché no, come se fosse un successo. Sì, come se fosse un successo. Tutto, tutto chiaro e cioè tutto tu hai un presidente, un presidente che praticamente non pagava, finanziava il club con i soldi degli altri perché se li faceva dare in prestito. Non riesce più a farseli dare in prestito. Perde il club, viene pignorato, ma tutto questo passa in sordina, come se non fosse successo niente. Anzi, abbiamo migliorato, meglio così, ciao Zan, grazie. Cioè, ma non è così, eh. Non è proprio così. Cioè, un presidente come, come Zhang Suning, che sì. Quando arrivò Suning ce lo presentarono più forte 100.000 volte degli Agnelli e di Elka, molto più forte, molto più potente, che viene pignorato perché non ha i soldi da, da rifondare un debito. Dai, per favore. No, cioè, no, ma è una bella cosa. Ma agli interisti è il mulino bianco, loro sono nel mulino bianco, non glieli devi, non glieli no, devi. No, però Marcello, non è solo un problema. Non è solo un problema. Adesso telefono a Borrelli, sicuro. Esatto. Che non, è, non è solo un problema dei tifosi, secondo me è un problema anche di stampa. Cioè, almeno io ho avuto questa impressione, magari mi sbaglio. Sì. Però ripeto: soprattutto mi... alcuni giornali, soprattutto esatto. Particolare un giornale. Esatto, non, non c'è stata questa, diciamo, questa stigmatizzazione di questo problema, che è un problema, per l'amore di Dio, che poi dopo si sia risolto col fatto che sia subentrato il fondo, è una roba normalissima. Secondo perché, me si è risolto a vantaggio dell'Inter. Assolutamente. Non a svantaggio ma dell'Inter. Ma no, no, come è successo per il Milan, cioè, voglio dire, però ripeto, non cioè, è comunque... se fosse successo, io mi domando, se una cosa del genere fosse successa alla Juventus, ma oggi io penso che sarebbe il tema del giorno. Ma ne parleremo avevamo da una già la procura federale attivata se ma, fosse ma stata ragione, la Juventus. Avete ragione, ma soprattutto per due contesti, come dicevi tu, per due, su due filoni, sul fatto che un presidente ha lasciato senza un euro indebitandosi fino al collo e il filone poi sì è un fondo, ma è un fondo speculativo, quindi che cosa farà? Vorrà dismettere? Non è così detto, perché sì i soldi ne no, hanno ma poi bisogna tanti, chiarire ma a quelli che non capiscono, poi dicono ma tu cosa capisci? Io non capisco niente di finanza, non faccio il revisore dei conti, però almeno due nozioni cerco di prenderle. Un fondo, questa è l'ABC proprio, il fondo possiede e gestisce soldi di altri, il fondo gestisce soldi di altri investitori e devi farli rendere quei soldi lì, capisci? Cioè, quindi ecco perché prende l'Inter e dice la devo mantenerla a un certo livello perché la devo poi rivendere in modo tale che il fondo ci guadagni, certo, che certo. Era poi il concetto stesso di Elliott alla fine. Certo, certo. Attenzione, mi ha mandato un messaggio Borrelli. Immancabile, immancabile. Lui vive davanti alla televisione. Tutto a posto, ha detto, tutto a posto. Cosa che ha detto? Manca l'avvocato difensore dell'Inter stasera. Quindi. Dice una roba simpatica. Dice che non, insomma, non può, come dire, creare un controllo altare con te e questo gli dispiace, però confida ma vieni, nella prendi tua la amicalità. Macchina, vieni, tanto ci perdi niente, capito, vieni ma prendi la macchina e vieni. Mettiamo un cartonato lì, mettiamo. Che pensi, dai, adesso non volevo dirlo, hai creduto che io fossi, è vero, però poi vedrai che cercherò di fare. Però Giovanna, scusa, dimmi, adesso non è che voglio difendere, non ho bisogno di essere difeso Marotta. Però sicuramente il management non ha nessuna colpa in questo. Ma anzi, no, no, assolutamente. Loro sono stati bravi. Sono stati bravi e vanno applauditi perché comunque senza dubbio con queste difficoltà che evidentemente il Milan ne sa qualcosa, cosa vuol dire convivere tutti i giorni però, con le incertezze. Però so quello che dico è che attenzione ai rinnovi, mica rinnovi, Lautaro, perché comunque c'è questa situazione di fondo speculativo. Cioè, chi mi dice che voglia rinnovare e non vendere per incassare proprio per il motivo speculativo? Perché io quindi tutta questa tranquillità di Marotta tra rinnoviamo, non rinnoviamo. Ma infatti sono fermi anche per quello, io, perché vogliono capire se hanno a disposizione i soldi che devono dare a Lautaro. Ma ragazzi, se prima Marotta poteva disporre dei soldi prestati, no? Di Zhang perché aveva... E decideva cartone. Lui, cioè decideva lui in autonomia. Adesso infatti, voi lo ascolterete, non dice sì sì lo facciamo, dice all'inizio della prossima stagione, all'inizio del ritiro sarà cosa fatta, il
prolungamento. Non è detto che il ritocco dell'ingaggio, dicendo anche che i procuratori sparano cifre. Quindi è più forte anche nel fatto che lo stesso giocatore magari alza meno la cresta con questo cambiamento di proprietà. Io non sono ma ti dirò anche di più però, Giovanna. Non è soltanto il fatto che loro sono stati bravi a gestire i soldi che avevano. Loro sono stati due volte più bravi per il semplice motivo che Zang non è che gli desse tutto quello che prendeva da Oaktree. Loro si sono quasi autofinanziati, perché con quello che guadagnavano in casa, su questo può sicuramente confermarmelo Borrelli da casa sua, cioè quello che guadagnavano riuscivano a autofinanziarsi e addirittura Zhang riusciva a pagare con i soldi dell'Inter gli interessi a Oaktree. Pensa allora per quanto sono stato bravo Morautta con Ausilio e De Antonio. Questa dirigenza sarebbe folle non confermarla, e un fondo di questa importanza non è folle. Ma se poi voi pensate, il fondo è entrato nel momento migliore dell'Inter, appena ha vinto lo scudetto, la ventesimo scudetto e quindi la seconda stella. L'avrebbero pensato nel 2021, quando hanno sottoscritto il contratto con Zhang, di poter esercitare il pegno e prendere l'Inter nel momento migliore degli ultimi 10 anni? Secondo me è stato veramente un colpo di fortuna per il fondo, che alla base delle loro speculazioni sicuramente ci andranno a guadagnare ancora di più rispetto a quello che magari avevano progettato nel 2021. Certo. Comunque allora, il fondo, scusa Giovanna. Dimmi Nicola. Per il fondo di solito cerca di mantenere alto il livello del brand. Non si può permettere già dal primo anno che il brand vada giù. È evidente che se tu vendi Lautaro, un colpo arriva, perché comunque vai a perdere il capitano, il giocatore più rappresentativo. E quindi secondo me la tranquillità di Marotta è anche per questo motivo. Cioè lui avrà chiesto sicuramente la riconferma di tutti, o comunque quasi tutti i big, perché tutte le società italiane nel 2024 sono costrette a vendere i migliori pezzi, tutti, perché sono tutte in difficoltà, non è solo l'Inter, la Juventus è in difficoltà, infatti la Juventus dovrà privarsi di qualche gioiellino, ecco. E sicuramente di un pezzo forte che potrebbe essere Bremer, secondo me. Attenzione, ma Thiago non vuole. Thiago non vuole. Non vuole darlo via. Non vuole cedere. Ragazzi, io a Thiago darei sempre ragione. Giusto così, guardandolo in faccia. Telefono bollente, ho una notizia molto importante che mi arriva da Francesco Pini su Lautaro Martinez. Il discorso di Lautaro è questo. Mi scrive Francesco Pini, la fonte è super super certa, che praticamente Lautaro Martinez avrebbe chiesto, il suo procuratore, un contratto un po' alla Vlahovic a crescere, 12 milioni partenza minima, 14 e 16, quindi 12, 14, 16, contratto a salire. E l'Inter a questo punto, come anche a me è sempre sembrato molto plausibile che non accettasse questo tipo di situazione, starebbe pensando, specie il fondo Oaktree, di cederlo per col ricavato, metà lo do in mano a Marotta e l'altra metà me la metto in tasca. Questa è una notizia che ci ha dato Francesco, ripeto, la fonte è attendibilissima. Mi ricorda il caso di Dybala, che aveva chiesto 15 milioni alla Juventus e si è trovato con una stretta di mano e messo alla porta. Alla fine. Dico, è una partenza di rottura, e questo è pacifico, questo è abbastanza obiettivo, quindi io non sarei così tranquillo, anche perché poi dopo devi trovare il sostituto tecnico di questo signore qua, che ormai era, a detta degli interisti, il cuore, l'anima, l'Inter, io amo cuore, Inter, mio cuore. C'era e poi la dopo Madonnina e Lautaro sull'uomo. Esatto. C'erano adesso loro due. Adesso se ne va. No, adesso faccio un giro di... quindi, secondo te, Elena, può essere Dybala 2 una situazione plausibile questa, sì, no? Sì, cioè 15 milioni, veramente. Io mi ricordo solo Dybala che gli abbia chiesto in Serie A, sinceramente. E non è finita bene. Nicola? No, io non credo che la richiesta sia... Cioè, con tutto il rispetto della fonte, ma sono cifre assurde in questo momento, specialmente per l'Inter. In un momento in cui c'è un fondo che entra e tutti sanno che i fondi non sono così
no? Per spendere e espandere, quindi è una richiesta o, come diceva Massimiliano prima, per rompere, per distruggere, per dire non mi date i soldi quindi me ne posso andare tranquillamente, o se no non so cosa pensare. Io credo che Marotta in una situazione del genere non si sieda neanche a discutere di una cosa. 12 milioni, insomma, anche 10 erano tantissimi, ma questa notizia di Opini, insomma, 12, 14, 16, ma io l'ho capita anche dalle dichiarazioni sia del procuratore, che ha abbassato un po' nelle esternazioni leali, come si suol dire, sia di Marotta, che è stato più perentorio, tra poco lo ascolteremo. Quindi è tutto porta alla veridicità di questa offerta mostre, di questa richiesta mostre. Caro Comi, che dipende, faresti? Dipende sempre come l'Inter valuta il suo giocatore, determinante al 100%, fondamentale, ma non solo calcisticamente, ma proprio all'interno del gruppo. Però sono cifre importanti e credo che la grande squadra, come ha dimostrato tante volte altre, e non l'Inter, ma altre squadre che non nomino, è stata bravissima a vendere nel momento giusto e a comprare cose nuove, ragazzi nuovi, che hanno poi fatto la fortuna. Io credo che l'Inter ha tutte le qualità all'interno con il suo management di avere delle alternative, però dipende molto da come l'Inter valuta il calciatore. No, anche perché, scusa Antonio, qui si parla di netto. Sì, sì, ma sì, la società, raddoppi la più società ancora i costi aziendali. Guarda all'ordo, quindi è improponibile oggi un contratto di 24, di 30 milioni per un calciatore nella nostra Serie A. È improponibile. Assolutamente. Qua bisogna capire se insomma le ha sparate grosse perché ha offerte dall'estero e quindi squadre che possano darglieli questi soldi, oppure pensava insomma che con Zhang e con il Pimco di turno che rifinanziasse in debito potesse riuscirci, non lo so. Chirico. No, io la penso esattamente come Nicola. Senza volerne con il mio amico Francesco, per carità, lui le sue fonti, però la ritengo assurda, cioè veramente, cioè nel senso che io ero fermo al fatto che lui sì voleva un ingaggio vicino a quello di Vlahovic, perché Vlahovic va per i 12. Allora lui dice: 10. Ma lui ha reso meno di me. Io ho fatto tanti gol. Come mai ci sono certi che prendono più di me in Serie A? No? È il discorso che fa Camano, è quello, no? Il mio assistito prende meno di altri che hanno reso di meno quest'anno in campionato e nella stagione. E il riferimento era Vlahovic, ma non penso che chieda più di Vlahovic. Anzi, io sapevo che stavano mettendo d'accordo intorno ai 10, poi adesso che su quei 10 Marotta sta aspettando l'ok di Octree, ma non andavano oltre quello. Cioè, se veramente fai un'offerta del genere, allora perché domani, effettivamente, come dice anche Nicola, diceva Antonio, cioè se ne vuole andare, certo. Ma non penso che sia questo. Io continuo a dire che ama l'Inter, che vuole l'Inter. Un conto è lui parte da 6 milioni, ricordiamoci che parte da 6 milioni, arrivare già a 10 è già insomma un bel plus. Se arrivasse che a 12 avrebbe preso il doppio, ma allora, penso che vada oltre quello, sarebbe da folli. Sarebbe, ma guarda, può essere anche, io da come ho sentito parlare il procuratore, ma anche il procuratore dell'ultimo dei giocatori che fa un gol per sbaglio. Ma sì, ma ha ragione, ragione Nicola, ma Marotta non si siede nemmeno al tavolo. No, allora, 16 milioni, è già venduto dei meccanismi, domani. Sì, ma l'ho sentito domani. Anche da Trevisani, la cifra che mi ha detto Pini, devo dire la verità, dei 12 milioni, poi ci sta che lui spari, no? Se vogliono chiudere a 10, per loro 10 è il minimo sindacale al di sotto del quale non scendono, quindi ci sta che mi siedo e chiedo a te Marotta 12 per arrivare poi ad una trattativa. È un che brutto mi messaggio, però Giovanni, ragazzi, è un per brutto me sono anche 10. È un brutto messaggio quando tu vai a fare una trattativa, cioè devi cercare intanto di non sparare, perché è evidente che uno spara alto per ottenere quello che vorrebbe poi ottenere, però in questo caso pubblicamente così non sono cose che si fanno nel calcio e non sono così apprezzate, per cui già tu imposti una trattativa sulla brace, dove io guarda ricordo un fatto, certo. Un aneddoto, ve lo racconto perché è stato importante nel calcio. Vi ricordate Ruggero Rizzitelli, mio carissimo amico? Ruggero Rizzitelli giocava nel Cesena, a un certo punto io lo incontrai. Che nel Toro. Anche nel Toro. Sì, cioè, io accompagno la Roma. Mi ricordo dei derby. E anche a Roma. E praticamente mi disse, sai che vado, sapendo che io ero juventino, mi disse, ma sai che vado alla Juventus? Ho già fatto le foto su Guerin Sportivo. E dico, ah, perfetto, è bellissima la notizia, perché era un giocatore, un giovanissimo, ma certo. Era uno di quelli più apprezzati. Poi cosa è successo? È successo che non andò più
alla Juventus e andò alla Roma e mi raccontarono esattamente quello che accadde. Praticamente arrivò Boniperti col suo braccio destro che era Giuliano, andarono in questo ristorante vicino al casello dell'autostrada, quando sì. Boniperti si sedette, vicino a Viverone, bravo, quando Boniperti si sedette al tavolo, il direttore sportivo del Cesena gli disse: presidente, guardi, però noi eravamo d'accordo per 4 miliardi, però sa cosa è successo? Che la Roma ne ha offerti 6. Boniperti appena, cioè, gli è stato detto così, si era appena seduto, si è rialzato, ma questo è un fatto, è storia, è storia, gli ha dato la mano, è stato un piacere, era arrivato da 2 minuti, se n'è andato via, e Rizzitelli il giorno dopo hanno messo nella prima pagina del Guerin Sportivo, potete andare a controllare, che c'è Rizzitelli che ha una foto con metà maglia della Juve e metà maglia della Roma. Questo per dirvi che nel calcio accadono queste cose, quindi... Anche fatto di persone, per fortuna, non di algoritmi. Lì non c'è macchine. Stata trattativa, certo, e Marotta certo. Oggi è Boniperti. Con Marotta, se tu ti presenti e prima di presentarti ma lanci il messaggio 12, 14, 16 che sono il terno all'otto, Marotta non, dice guarda non sto neanche... Però Nicola, con tutto rispetto per Rizzitelli, cioè Lautaro per quello che rappresenta per l'Inter è un po' diverso, nel senso, beh, certo. Tu ti metti muro contro muro con Lautaro in questo momento... È molto rischioso, è molto rischioso. Lo può fare perché tutti riconoscono. Però è molto rischioso. Ma tutti riconoscono a Marotta, tutti, juventini, anche Marcello prima l'ha detto, sì, romanisti, sì, sì. Inter, juventini. No, ma anche l'anno scorso ha smembrato la squadra e poi fa sì, perché se fosse Marotta al Milan, però sai, Lautaro, no, è Lautaro. Non è, allora, anche perché mi diceva, insomma, che poi è la stessa fonte quella di Opinie di Trevisani. Il discorso dello sparare alto è perché il procuratore, ma questo lo ha detto nelle dichiarazioni, perché io Lautaro ce l'ho nel mirino da marzo, è da marzo che il procuratore parla, lui lo considera un top mondiale, ok? Quindi parla così o per cercare di portare a casa il massimo o perché ha offerte realmente da club top mondiali che sono disposti, Marcello. Io però l'ho sentita la dichiarazione di Trevisani. Trevisani non è che dice Lautaro una schiappa. No. Dice una cosa che io condivido, cioè lui è un grande attaccante, fa un mucchio di gol, però cioè, francamente ai mondiali qualcuno ha giocato più di lui, lui dice addirittura ha portato le borracce, sì, non mettiamola proprio giù così, però di fatto ha giocato meno di altri giocatori della nazionale. È partito titolare, poi dopo vinto il mondiale, è partito titolare, poi è scalato. E poi, seconda cosa, lui ha fatto benissimo in campionato, un mucchio di gol, eccetera. Ma in Europa? Cioè, perché poi dobbiamo sempre valutare in Europa quello che fai. Non ha fatto benissimo, basta che ha sbagliato il rigore decisivo che ha fatto eliminare l'Inter dagli ottavi di finale. Ma poi anche nelle altre partite non era lo stesso Lautaro che vedevamo in campionato. Vero, ma e se è lui, questa può essere una chiave di lettura, a sparare a questo punto, visto che il rinnovo non è arrivato nei momenti, nei tempi che lui desiderava, a indurre anche il procuratore a dire senti, spariamo la grossa perché voglio rompere, voglio essere ceduto, cosa che se chiedessi 9 verrei accontentato. Comi, mi viene anche questo sospetto, no? Ma può venire qualsiasi sospetto su questa richiesta. Io condivido quello che ha detto Marcello, che è un grandissimo giocatore, tutto quanto, ma io non lo vedo come il top player in assoluto. Quindi i 10 milioni sono tantissimi. Cioè, voglio dire, io ai miei tempi lo posso paragonare a Careca come calciatore, e quindi secondo me Careca era sotto Maradona. Sì, assolutamente. Chiaro. Anche se era un grandissimo attaccante e un grandissimo calciatore. Beh, io vi lascio, vado in pubblicità, però voglio sentire se Elena è d'accordo con questo, poi torniamo col Marotta che parlerà ai microfoni di Michele Borrelli, ai nostri microfoni. Fabio Capello in un'intervista così, guardando un po'... Ah, è lui che l'ha intervistato? No, chi? No, Borrelli? No, Marotta ha intervistato Marotta. Ah, pensavo, Marotta intervista Borrelli? No, non ho capito. No, lei non intervista Marotta? Scusa, mi hai fatto andare. Allora, l'intervista di Marotta, Marotta è stata realizzata da Borrelli. C'era anche il nostro Michele Borrelli. Ok. Ah, c'era anche. Anche, non solo, anche. Nel gruppetto. Poi io nel gruppetto, in una cosa che non c'entra nulla, leggendo ogni volta i reel su Instagram, mi è capitata l'intervista a Capello, che sottoscrivo e voglio sapere se anche Elena è d'accordo. Ma Nicola è uno serio,
Chi? Ma, voglio dire, Borrell è uno serio. Molto. Borrell è uno serio. Ma Borrelli sul calcio non scherza, è sacro per lui il cioè, calcio? No, sa tutto. Poi sull'Inter figuriamoci, se in generale diciamo... Tutte le statistiche sa, no, ma è ho fatto formale. Un buon paragone tra Lautaro e... Presente, sei onnipresente, non c'è l'Inter, no, non c'è è un grande professionista. No, Capello diceva che ci sono tre fuori classe al mondo, tutti gli altri sono giocatori fortissimi ma non equivalgono e non equivalranno mai questi tre qua che riuscivano a fare delle robe che altri neanche pensavano. Pelé, Messi e Maradona. Allora, Elena, sei d'accordo? Pelé non l'ho mai visto giocare quindi non mi posso pronunciare. Maradona me lo ricordo e secondo me è inarrivabile anche da Messi, sinceramente. E Messi è un super fuori classe, assolutamente sì. Voglio tornare a quello che dicevano loro prima. E Lautaro ci aggiunge. No, Lautaro, come diceva Antonio, devi ancora fargli strada. Sotto a Maradona. Lontano anche da Ronaldo e da Messi. E anche da Cruyff. Che non me lo ricordo io giocare Cruyff. Mannaggia. E beh, Johan Cruyff ha fatto no, la storia. No, però volevo fare un paragone, tra virgolette. L'anno scorso Osimhen ha fatto un'annata spettacolare col Napoli. No? E io mi sono sempre domandata perché De Laurentiis non l'abbia venduto. Perché io l'avrei venduto immediatamente con le richieste che aveva, con anche le cifre che c'erano in gioco, non pensando che quest'anno avrebbe fatto un'annata abbastanza nell'oblio. Quindi... Abbastanza è un eufemismo anche. Abbastanza, già. Esatto. Ma nessuno l'avrebbe mai detto che avrebbe sì, assolutamente. Non giocato, di fatto. La stessa cosa mi pongo il problema con Lautaro. Quest'anno ha fatto un anno spettacolare. L'anno prossimo... ripeterà l'annata o sarebbe meglio venderlo e monetizzare e investire su beh, qualcun però, altro? Beh però adesso ormai sono un po' di anni che Lautaro, dai, adesso va bene che non è un grandissimo giocatore, però adesso dobbiamo riconoscere che ogni anno è sempre stato in crescita, sì, dai, sì, migliorato. Sì, adesso... però devi vedere se lo tieni contento o non contento, perché un Lautaro che rimane non contento magari non stavo ti fa la stagione di quest'anno, da dirigente. Insomma, sapendo che guarda Skriniar quando voleva andare al Paris Saint-Germain. Quello che ha fatto quest'anno? Beh, però per quello che posso è andato sempre in crescita, secondo me superare magari prossimo. No, però confermarlo sicuramente sì. Adesso, secondo me, ripeto, sono cifre, ha ragione Antonio, che non mi sembra un giocatore che possa ambire a quelle cifre. C'era cioè, un giocatore che sì, ma tanto Marotta più di 10 non gli dà, cioè più di 10 non gli dà. Adesso vediamo se si accontenta pure, se lui dice che ama l'Inter, firma. Se non ama l'Inter, ama il denaro, probabilmente allora gli dirà cedetemi, ma l'Inter più di 10 non arriva alle cifre, già 12 gli ha già detto di no e lui vuole ma no, ma ripeto, 12, perché oltre Marotta, però, insomma, oltre Marotta come sembra dice... che si stia mettendo d'accordo su sta cifra di 10, ma ripeto che francamente arrivi a chiederne 16, no, io non ci no, credo no, 12 come Vlahovic, poi a crescere in base, sai che poi lì ci sono anche i discorsi di quante, però fermiamoci sui 12, dice voglio prendere come Vlahovic, io sono il capocannoniere, sono il capitano, sono il simbolo, mi dite che sono bravo, bello, imprescindibile, fenomenale, datemi quanto questo qua che avete ma quello ha un senso, quel ragionamento lì suo ha un senso, perché dice c'è un altro in Serie A che gioca in una grande squadra che ha fatto meno gol di me, ha reso meno di me, però prende 12, no? Quest'anno prenderà 12. Anch'io allora posso ambire ad avere quella cifra lì, certo. Ma se l'Inter gli ha detto se vuoi restare noi 12 non te ne diamo, te ne diamo 10 e magari vediamo poi con dei bonus, io personalmente firmerei se amo l'Inter, se invece voglio a tutti i costi 12 vado via. Peraltro, dopo la pubblicità, Max, che sono in ritardo, cos'è che dovevi a Chirico dovevi dire? Sì, ma ormai mi sono dimenticato quello dove... No, era la seconda scommessa. Ci si è persi la seconda scommessa che aveva fatto no, Max. No, la scommessa non è stata registrata, una scommessa è stata registrata, l'altra non è valida. Ma aveva detto. Deve pagare Marcello ad Antonio, quello è sicuro. Sì, però anche tu avevi detto che... Ma guarda che incredibile. No, perché non è che sono io riconosco... Cioè, tu devi pagare la scommessa ad Antonio, scusa. Cosa c'entri tu? Che no, certo. No, hai negato, cioè hai negato la scommessa, scusami. È vero, però. No, non ho negato. No, non ho negato. Non mi ricordavo del Bologna. Io dicevo che la Juve arrivava a quarta e lui terza, questo me lo ricordo di fisso. Però, cioè, tu cosa c'entri tra me e lui? No, perché la cena facciamo la stessa cena. La mia, che io così pago la sua. Quella cena lì è complessiva. Nel momento dove io pagherò per tutti, tu pagherai per Antonio, giusto? Niente. Tanto atteso momento, io ti avevo interrotto, però, Max.
Max, ti sei ricordato nel frattempo cosa volessi dire? No, non mi sono ricordato ormai. Allora, no, perché sto facendo i conti di tutta la gente che ci sarà a cena per la scommessa, quindi sono un po' preoccupato. No, perché non li hai, ecco perché. Cioè, perché certo, non li hai, certo, sono preoccupato. Guarda, adesso quasi quasi buono, guarda, dico a Lautaro buono, di arrivare almeno a 11:30, così almeno... Ti sei preoccupato della mia presenza. Mia, guarda, così almeno risparmi, inviti loro, dai. Esatto. Ma ragazzi, facciamo un'altra scommetta. Io scommetto che Lautaro non rimarrà lì. Ma non hai soldi, ti sta facendo capire che non hai soldi per scommettere. Non posso scommettere con lui. Ma cosa c'entra io? Cosa c'entra a fare con... Non gli pagano le parcelle, non li ha. Chi è che scommette con me? Io scommetto io. Che tu rimane. Io no, ma anch'io scommetto che se ne va. No, perde quello. Allora. Chi è che invece dice che rimane? Chi pensa che rimanga? Io penso che vada via. Io penso che vada via. Anch'io. Porca, allora tutti, Comi, vuoi scommettere con me? Rimane. C'è qualcuno rimane, che dai, io e Comi ce la scommettiamo. C'è qualcuno che scommette. No, Lautaro Martini. È arrivato Luciano Moggi, il direttore. No, stiamo scommettendo qui, si fanno scommesse abbastanza anche... Ma digli su cosa? Ma devi digli su sulla cosa? Permanenza o meno di Lautaro Martinez sulla panchina del... Perché qui l'Avia le perde tutte le scommesse, Luciano. Una ne ho fatto, non hai capito? Cioè, peraltro, ancora, ha firmato Thiago Motta, perché io ancora finché non vedo la firma... Va bene. Beh, ma è una formalità, ma ti aggrappi sui vetri. Io ricordo che Luciano ha preso l'allenatore all'ultimo momento, non sapevo, quando era cappello... Non c'entra niente. Diciamo che c'è Thiago Motta, l'hai saputo tu all'ultimo momento. Il problema è che tu non ci credi mai. Posso andare? Tu credi i social? Siamo in diretta? Allora, intanto salutiamo, buonasera. Eccolo qua, Luciano Moggi, benvenuto. Buonasera a tutti, a meno uno. Tutti con me, ciao, stasera. Si ricompone la lezione che ti è stata data simpaticamente, ovviamente. Fonseca o Allegri? Chi sceglieresti? Allegri. Tra Fonseca e Allegri? No, certo. Allora, settimana scorsa ti abbiamo fatto stramazzare quando... Perché gli abbiamo detto che arrivava Allegri al Milan. Ma tra Fonseca e Allegri? Io prendo Allegri. Che ce ne frega? Assolutamente. Ma che hai visto Fonseca? Vabbè, comunque... No, Luciano. Mi diceva Antonio, stanno discutendo se... Lautaro rimane, ma noi? Che ci frega? Vabbè, ormai sai, pur parlea, Luciano, tra tanti argomenti. No, certo, voglio dire, che prenda, che poi lo accontentino sull'ingaggio. No, per dire, no, io infatti non mi esprimo, dico... Boh. No, ma adesso, sei arrivato tu... Un'impressione, dai, Luciano, un'impressione. Tu fatti l'affare tuoi e poi dopo ne parliamo, poi con te ne parliamo dopo. Anche perché lui... Ecco, attenzione, Settimana scorsa metteva in dubbio, ha scommesso una cena con... Ma lui non ci indovina mai, ma... infatti pago la cena. Perde sempre. No, paghi la cena, ma la devi pagare anche quando ci sono io. No, fatto, quando c'è qualcuno, basta. Tutti quelli che erano in studio l'altra volta, io confermo. Ha detto che viene a Torino e offre la cena. Vengo a Torino. A Comi, Moggi, ma anche a Penta. No, a Comi la cena la paga Marcello, perché la paga. Ho capito. Ma no, quella è una con roba tutto il rispetto per Antonio, giustamente. Attenta a paga, ha detto. Perché no, ma lui si mette in mezzo a cene d'altri. Noi abbiamo facciamo tutti insieme, no? È un modo per stare insieme, no? Ho capito, perché dobbiamo fare le cene separate. Ma non sai, volesse anche pagata la cena. No, hai ragione, guarda. Io direi di uscire dall'impasse facendovi ascoltare il buon Morotta. È arrivato davanti a Juve. Lo vedi? Che no, allora tu hai detto che il Bologna arrivava davanti alla Juve. No, a lui adesso gli dici quello che stai dicendo me, però o dice era una scommessa tra me e lui, tra te, me e Chirico. Praticamente il triangolare delle scommesse, quindi non posso esprimere. No, l'Avia è preoccupato che ci sono anche però adesso. È una cosa certa, non ci avete indovinato nessuno. Esatto, l'Avia ha perso e la offre a tutti. Invece Marcello e questa mi sembra sia una buona idea, la offre a tutti. Bravo. Non c'hai soldi, così si fa. Io sono di parola. Non c'hai soldi per pagare a tutti, Luciano, lascia stare. Pizzeria. Ci porta al massimo in pizzeria, ma al massimo una pizza, una birra. No, lo scelgo io il ristorante. Ragazzi, è tutto da Urbania. Si va da Urbania a Torino. Allora mi porterete posto. Io Torino non la conosco, mi farò piacevolmente guidare. No, dicevo, ne conosciamo tanti, Giovanna, ne conosciamo tanti. Lo so, immagino, poi il nostro lavoro ci porta a mangiare
a ore. Come sto, Giovanna, con la camicia? Bene, no, fammi mettere gli occhiali, aspetta, aspetta. Guarda un po', dai. Ma sempre impeccabile, perfetto. Guarda, perfetto. Veramente. Questa è la cosa che mi fa piacere, poi la trasmissione siamo persi. Sentiamo Marotta, no? Che dice, tutta invidia, quella che c'è intorno all'Inter, queste critiche eccessive che ho ascoltato in questi giorni. Intervistato dal nostro Michele Borrelli, ascoltiamo questo argomento. Posso anch'io ribadire e garantirvi che ci sarà continuità assolutamente, non c'è da prendere nulla. Dobbiamo solo far fronte a tutti coloro che spinti dalla cultura dell'invidia parlano male di noi, ma noi siamo sempre. Che vogliono far passare l'Inter come la società allo sbando. L'Inter è viva, vegeta, bene, è veramente in grande salute, state tranquilli che con il vostro aiuto, con il grande supporto della squadra, dell'allenatore, dei giocatori, sono veramente dei grandi professionisti, riusciremo veramente a toglierci la soddisfazione. Per cui credo che l'Inter sia assolutamente da considerare una delle squadre più forti al mondo. Questo è un grande. Da parte nostra, da parte mia, c'è un grande impegno perché assieme possiamo ancora toglierci altre soddisfazioni. C'è un sogno che abbiamo, che dobbiamo toglierci, non siamo ancora riusciti a toglierci, sono un po' di anni che non riusciamo a alzare quella coppa. Non dico che l'anno prossimo voglio essere anche, vuol dire, ambizioso, che nel calcio non bisogna avere paura, bisogna avere il coraggio di avere assolutamente dei traguardi alti, però ecco, lotteremo per ottenere il massimo. Questo è l'impegno che mi sento di dire. Insomma, direttore, come prendi queste dichiarazioni da leader? Io sono d'accordo perfettamente, sì, con Beppe Marotta. La Juventus, sì, l'Inter sicuramente si è avvantaggiato di un qualcosa. Prima aveva debiti, adesso non ce l'ha più. La continuità esiste, l'hanno dichiarata. E adesso dipende dai risultati che faranno. Però sicuramente quest'anno l'Inter parte un'altra volta favorita, a discapito di quello che dice Lavia. Parte favorita, per quale motivo? Perché la Juventus, che potrebbe essere un antagonista, cambia allenatore e quindi strategicamente potrebbe cambiare anche il senso della squadra. Il Napoli cambia allenatore e dovrebbe essere l'altro antagonista della Juventus, per cui il problema di fondo, il Milan cambia, il Napoli cambia e cambiano quelle più forti, per cui l'Inter, che rimane quella che è, anzi migliorata, da un centravanti, Taremi e da altri giocatori, si infischia di quello che dice Lavia e parte favorita un'altra volta. Però, questa, direttore, però, hai ragione, ma il Milan ci sta che non, il cambio non sia proprio, no? Va via più. No, io anzi, però, anzi, sul, no, no, anzi sul del cambio Napoli. Del Milan devo dirti una cosa, guarda, è una cosa strana. Mm. Forse gli algoritmi io ancora non l'ho capiti, e adesso mi farò spiegare poi da Furlani a tempo debito quello che significa. Ma quando si va a cercare Lopetegui e poi dopo, visto il dissenso popolare, si va a cercare Fonseca, sono due allenatori decisamente diversi. Uno è il signor sì, che praticamente dice sempre sì a quello che gli chiede la società, e l'altro è l'allenatore invece di carattere che vorrebbe vincere. Quindi, e questo qua denota una certa confusione in seno al Milan, che ne dica Lavia, non è, perché quando si sceglie un allenatore si sceglie sulla base di quello che ti dà il gruppo che resta, con le caratteristiche di quel gruppo. Attenzione, qui si critica Pioli, ma Pioli ha preso 8 giocatori nuovi che sono venuti dagli algoritmi. 8 giocatori che praticamente sono quasi tutti mezze punte, tutti bravini tecnicamente, attenzione, ma non fanno densità a centrocampo, e il motivo per cui praticamente la difesa del Milan ha subito 49 gol è proprio questo. Quando perdono una palla c'è un contropiede, la difesa non è tutelata dal centrocampo,
praticamente vanno in porta. E poi Luciano, questo è il punto. Luciano, questo allenatore no, qua. Tu adesso no, non puoi dire di essere. Voglio dare ragione, vedi, a dispetto anche di me stesso. Ma scusa, posso chiedere solo una cosa, direttore? Ma lo yes man era Lopetegui, invece Fonseca è quello. No, yes man è Fonseca. Fonseca è lo yes man. Io sono e Lopetegui e poi, vuole vincere. No, cioè, ma vedi, ma adesso vi posso dire una cosa. L'anno scorso è stato venduto Tonali. Tonali era l'elemento che coordinava il centrocampo. Voi guardate l'Inter con Barella. Barella sta davanti alla difesa, rompe l'avversario e imposta. Tonali poteva essere la stessa cosa. Gli manca proprio il centrocampista, vero, che incontra, Luciano, e poi Benasser che però praticamente... In questo momento parlo io adesso, però scusa. Però in questo momento storico sto parlando 80 io, togli le parole. Non puoi rinunciare a 80 milioni in questo momento storico. Allora... quando praticamente Benasser è rientrato già si è visto un certo beneficio, ma quando adesso secondo me Fonseca, sapete che vuol significare? La cessione di Theo Hernandez. E ne parlavamo. Gliel'ho detto prima, non ci crede l'Avia. No, gliel'ho detto prima, non ci crede. No, tu devi dire quello che diciamo noi, perché noi diciamo siamo quelli che dicono la verità. Cioè, deve essere uno yes man. Dicevo un'altra cosa, che nonostante tutto quello che ha detto... Hai sbagliato, guarda, detto a dire Luciano di Pioli, Fonseca deve fare meglio di Pioli, ma Pioli è arrivato secondo, Due volte secondo. Pioli è arrivato secondo. A 20 punti. Comunque secondo è arrivato. Quello a 20 punti, caro Marcello, non conta. Pioli in tre anni... è arrivato due volte secondo, una volta ha vinto lo scudetto. No, ma infatti, quindi, secondo me, tra Pioli e Fonseca io scelgo Pioli. Appunto, no, perché quando tu adesso incolpano Pioli, la difesa ha subito 49 gol, ma è colpa di chi ha comprato i giocatori e di chi ha venduto Tonali, attenzione, e poi l'infortunio di Benasser, quindi vai a colpare. Poi dicono che ha subito, che è stato sconfitto nei derby tutte le volte, ma il derby è una partita, il campionato è un'altra cosa. Guarda, ne parliamo. Dire, allora che dovrebbero dire loro del Torino, oppure addirittura la Juve? Io nel loro tempo che sono stato al Torino, la Juve non ha vinto un derby, l'abbiamo sempre vinti noi. Dico bene. Vero, cioè, il valore, ma ne parliamo perché abbiamo anche una grafica con le colpe di Pioli che io vorrei proprio, come dire, demolire con l'evidenza dei fatti di un allenatore che ha portato a Milano uno scudetto storico. Antonio, tra Marotta e Milan, poi finiamo con Marotta perché lancia una stoccata ad Allegri, ve la volevo far sentire. No, le stoccate lasciamole stare. Già ce ne sono state anche troppe. Già con l'Avia siamo saturi, l'abbiamo demolito, hai ragione. No, ma l'Avia è un amico, lui capisce perfettamente quello che gli diciamo, però ci si sforza di non capirlo. L'Avia viene per imparare. L'Avia viene qui per imparare. Sono discente. Lui è un buono scolaro, viene qui, si siede nel banco e impara. è vero, è questo tipo di umiltà. Ma prendo anche appunti, appunti. Cioè. Bravo, Antonio. Tra Marotta e Milan. Per pagare la retta, però... Quello che vuoi. Sì, no, io volevo anche sentirti sulla cultura dell'invidia, perché Marotta si è un po' arrabbiato. Ma sai, chi vince fa sempre invidia. Normale. E quindi è normale che hai detto una cosa, quando vince la Juve tutti invidiano la Juve, quando vince il Milan tutti invidiano il Milan. Quello fa parte del gioco, è una cosa penso normalissima. Antonio, fa parte della cultura del popolo italiano, che inventa le cose addosso a chi... Noi, per esempio, ci hanno inventato di tutto addosso, perché vincevamo tutti gli anni gli scudetti. E uno di quelli che inventava probabilmente era pure l'Avia, attenzione. L'Avia, inventavi anche tu? Inventavi anche tu, come dicevo? Sì. Ammette, era un confesso. Però Marotta ha parlato benissimo, cioè, prima... Quindi il club più forte del mondo, c'è continuità, c'è solidità, Penta. Ha detto quello che devono dire tutti i dirigenti che hanno vinto meritatamente uno scudetto e poi lui quest'anno ha portato la seconda stella, non dimentichiamolo, che nei confronti dei milanisti che non me ne vogliano, però la seconda stella per l'Inter è un qualcosa di molto importante. Quindi Marotta rimarrà nella storia dell'Inter anche per questo. Tra l'altro ha lanciato anche un ambizioso traguardo, sapendo che non è che si possa, non è una matematica, forse lo scudetto, se sei più forte è già più uno più uno che fa due, alzare la coppa è già più difficile, no? Parlare di Champions, però ha avuto il coraggio di dire. Però, cioè, non so cosa ne pensa Luciano, che poi dopo sento, io ho visto un
Marotta particolarmente loquace, non è mai stato così, così loquace, cioè, da dichiarare, cioè, non vorrei che questo fosse un qualcosa per dire state tranquilli, tutto a posto, cioè, e difendere il club, esatto, anche troppo, è troppo stato, ah, lui beh, secondo me è sempre più politicamente, allora, corretto, così, guarda, visto che vogliamo, sono vogliamo fare più un discorso per serio, l'Inter in questo momento è come la Juventus quando vinceva. Quindi tutti adesso. Però tu non facevi queste dichiarazioni, però, Luciano, come, non facevi queste dichiarazioni. Ad esempio, qua, io ho sentito, anche te, ho sentito in tanti dire che l'Inter è stata favorita dal VAR. Sono tutte stupidaggini. Quando una squadra vince con 20 punti di vantaggio, lasciamo stare tutto il resto. È pleonastico dire che qualcosina, però, Luciano, qualcosina, diciamo che ma sì, ma fa qualche tutto cosina, bene, però, ma qualche cosina capita a tutti. Avrei vinto non lo stesso, non per è un problema. Dio, Soltanto che ci si accanisce contro chi vince, perché in Italia sai cosa esiste? Tu lo saprai benissimo, sei un avvocato. Esiste praticamente la mediocrità che deve essere generale perché qualcuno possa assurgere praticamente al comando, al comando delle operazioni, e se sono tutti bravi diventa difficile, se invece sono tutti mediocri assurgere al comando diventa facile. Questo è il senso dell'Italia in questo momento. Infatti quando chiamano ho sentito per esempio Albano che cantava Fratelli d'Italia, ha stonato un po' perché lui pensa a Cugini d'Italia, non Fratelli. È vero, è forse per cui abbiamo trovato il motivo per cui Albano aveva un po' lungo la maldestra. Sì, pubblicità, dai. Voglio sentire Elena Pisani, voglio sentire anche Chirico sul discorso Inter, e lo voglio chiudere con la stoccata d'Allegri. Poi apriamo il capitolo Milano-Juve, ma insomma uno dei due sempre belli, belli strong. E tra l'altro c'è questo 46 da svelare, questa medaglia col 46. 46 lo svelo io, lo svelo io. 46. Tra poco. Oppure anche l'Avia, guarda. Adesso ti incarico a te. L'Avia non lo sa. Non lo so, non lo so. L'Avia non lo sa. No, mi sa che non lo sa, Max. Non lo so. Non lo sa, l'Avia non lo sa. Sono venuto qua per imparare, non è che posso sapere tutto. Ma se non sai neppure questo, allora è grave. Se non sai neppure cosa significa 46. Chiudiamo l'argomento Inter, ma io devo farvi ascoltare Beppe Marotta, intervistato dal nostro Michele Borrelli, sul palco scatenato, che parla anche di questo rinnovo che fa tanto parlare di sé. Ma perché Michele Borrelli intervista pure sul palco, dal palco o giù dal palco? È scatenato Borrelli, ha fatto carriera da quando ha vinto il campionato all'Inter, non si regge più, No, non si trattiene più, va ovunque, segue l'Inter ovunque, ascoltiamolo su Lautaro. Devo dire che non a caso mi è dato la fascia di capitano, perché è diventato leader, lo è diventato perché è arrivato qua da un ragazzino e non piano è riuscito a acquisire quella mentalità di avere un capitano. Da questo punto di vista siamo a posto. Adesso stiamo un po' confrontandoci con il suo procuratore, perché evidentemente i procuratori devono sempre fare bella figura, vogliono sempre tirare acqua con il mulino. Sono ottimista nel dire che Lautaro ha voglia di rimanere, perché lo manifesta quotidianamente, per cui voglio veramente essere ottimista. Non sarà una cosa che si risolve in giro di qualche giorno, però sicuramente la ripresa degli allenamenti avrà il contratto allungato. Questo è il futuro possibile. Prolungato, ma alle condizioni dell'Inter, e poi non ho usato il termine ritoccato, Elena, e poi hai anche parlato del procuratore, che i procuratori tirano l'acqua, l'acqua. Non l'aveva mai detto, Una frase importante: non sarà una cosa che si risolve nei prossimi giorni, quindi vuol dire che ci vorrà tempo. Abbiamo il mese degli europei per risolverla, perché presumibilmente a luglio, quando le squadre partiranno per il ritiro, dovranno sapere cosa faranno da grandi. E poi, secondo me, l'altra cosa che impedisce una decisione nel brevissimo termine è l'organizzazione del passaggio del pegno da Zhang a Oaktree, perché formalmente dovranno essere rispettate le procedure. Certo. Verrà nominato un nuovo CDA, e quindi io credo che fino a quel momento lì nessuna decisione potrà essere presa. Quindi caro Lautaro deve aspettare, certo, se avrà insomma l'intenzione di aspettare o seguire. Ma guardate, quando cambia un'azienda da una proprietà a un'altra, la proprietà che subentra prende l'azienda per fare ancora meglio. Quindi figuriamoci se Lautaro
Ma di, ne quindi godrà, tu scommetti ne... con, scommetti con Giovanna. Sto parlando io, non fare il maleducato. Scommetti con Giovanna, scommettere no. con Giovanna allora puoi scommettere. Perché l'hai detto che se ne va. Quindi non io, non Lavia, l'ha detto lei. Non Lavia, ma l'ha detto lei. Ah, io questo non lo sapevo. Tutti lo non Lavia, non Lavia. Io siccome non sapevo, scusa Antonio, non sapevo che avesse detto Giovanna così. Tutti, direttore. Ti chiedo, devi chiedere perdono a tutti quanti perché Lautaro praticamente rimarrà all'Inter con uno stipendio maggiorato e con anni di contratti in più. Sì, evidentemente. Adesso però quindi, faccio... quindi chiedi perdono a tutti quanti i telespettatori e di questa cosa qua. Allora chiedo perdono, Lavia che ha puntato il dito su di me, sei stato il primo a unirti a me nel dire che non sarebbe rimasto. Anche io, anche io. È vero Nicola? Rinnego tutto, rinnego. Giovanna, quindi dobbiamo tutti la cena a tutti. Esatto. Perché tutti abbiamo detto. No, io l'unico dovete la cena a me, no a tutti. No, Comi è l'unico Antonio, fuori del gruppo. Che no, come che fuori del rimasto. Gruppo? Lui sta con me, te certo. stai con... Io ho detto che rimaneva, ecco, rimaneva l'Inter. Tu rimani con me tra quelli che vengono a cena e non pagano. Ma anch'io ho detto che rimaneva all'Inter. Anche tu? Sì, adesso anche sono tu. Tre. Allora chi è che ha detto di no? Allora paga Giovanna, ecco, allora 1, 2, 3, 4, pagate voi. Paghiamo noi, ragazzi. Ma ragazzi, intanto, ma sarebbe, scusate, ma sarebbe... un controsenso, una società che acquista una società campione d'Italia che poi si fa lasciare dal capocannoniere del campionato, ma ragionateci sopra, piuttosto non acquisto, piuttosto faccio ancora il prestito a Zanche. Ma però adesso Antonio, deve silenzio, avere il coraggio di dire quello che ha detto Lautaro. Non ti, no, non interrompermi, è maleducato. Ho paragonato Lautaro a Careca. Careca era un giocatore mio, come valore. No, Careca era molto meglio di Lautaro. Ecco, lasciamo stare, dai. No, però allora, Lautaro in questo campionato qui è stato il capocannoniere. Praticamente quello che ha deciso tante partite, figuriamoci se Octrice lo fa scappare. No, Luciano, sei d'accordo con me che lui è stato molto bravo in campionato, ma quando è andato in Europa non ha avuto la stessa resa. Ma infatti resa, io sai che ha sentito che ho detto molto meno bravo di Careca e quindi no, già questo qui ti dice perché Careca era un campione, questo è un buon giocatore in questo momento perché si confronta con altri giocatori diversi dell'epoca, perché quei campionati lì indicavano la nazionale italiana e le squadre di calcio italiane come le migliori come del loro. Campionato, era un campionato il migliore di tutto quanto, gli altri campionati. E adesso invece le siamo il terzo, adesso no, siamo il terzo o il quarto sorelle. Campionato, quindi voglio dire, l'ingresso di tutti questi stranieri presi a manciate per fare panchina e per fare alcuni titolari, hanno ridimensionato il campionato nostro in un campionato che può essere terzo o quarto. Prima c'erano gli stranieri di prima categoria, adesso invece non ci sono più. E guarda il caso, quando dicono alcuni che il calcio è cambiato, li richiamiamo quando hanno 35-40 anni questi qui per farci vedere come si gioca a calcio, vedere Ibrahimovic, vedere ci sono tanti giocatori, è inutile che vi faccia l'elenco. Quindi in questo momento il calcio non è quello di una volta e Lautaro in questo calcio è un signor giocatore. In altri calci, sì, tipo quando c'era Careca, Maradona, per esempio a Napoli, che ho avuto io, era una comparsa, Van Basten, Gullit, Rengen, eccetera. Era una comparsa, un giocatore discreto che normale. Poteva levarsi. Allora, tra l'altro il nostro Borrelli, che è sempre sul pezzo, poi non mi sono dimenticata Nicola, che volevi dire una cosa. Martedì 4 giugno ci sarà l'assemblea dei soci, il nuovo CDA e l'elezione del nuovo presidente. Borrelli sta facendo come le caselline per Natale, il conto alla rovescia, il 4 giugno. Perché l'Inter è senza presidente, faccio notare che l'Inter è senza presidente che è stato pignorato. Però vorrei fare una domanda. Pignorato che ha perso la propria società, no? Ma questa cosa ecco che passa sotto traccia. Però prima c'è Nicola, poi vengo da... Non importa, per strada un presidente che non pagava, ma... Non importa, tu dici, va tutto bene all'Inter. Questo dice Chirico. Adesso ritorno. Io mi dico solo, se fosse successo alla Juventus una roba del genere, oggi ne stavamo ancora parlando. Ma è sicuro. È sicuro. Dell'Inter invece sembra una vittoria. Hanno scaricato Zaghi. Su questo sono d'accordo con te, Marcello. Poverino, non importa. Dai, chi se ne importa. Va bene allora, così. Nicola, non è così.
quando uno viene pignorato è un dramma. Cioè, se io ho una casa, non riesco a pagarla, la banca me la pignora, per me è un dramma. Cioè, non è una vittoria. Cioè, parlo per me. No, sì, no, no, Marcello, Marcello, no, scusa. Se tu c'hai una casa, se tu compri una casa e non riesci a pagarla, ha sbagliato a comprarla. Ah, sicuro, anche. Però tutte queste cose qui, caro Luciano, ste sfaccettature non vengono mai fuori. No, vero, è tutto vero. Bellissimo, è un mulino bianco lì. Hai tutte le ragioni. E poi quello che vorrei dire a Marotta, quello che vorrei dire a Marotta è che prima di tutto bisogna dividere le vicende tecniche. Lui dice la squadra più forte, nessuno lo mette in dubbio che l'Inter in questo momento sia la squadra più forte e che sicuramente la favorita anche nella prossima stagione, può sicuramente anche ambire a qualcosa di più, a fare anche meglio in Champions, magari anche a vincere, non lo so, però è una delle squadre forti. Però un altro è l'aspetto finanziario. Io ricordo soltanto che non più tardi di una settimana fa il signor Marotta, che doveva essere presente a una manifestazione a Noli, a una manifestazione di libraria, cioè un festival del libro, lui doveva partecipare, doveva essere intervistato, ha mandato un video dicendo: scusate, non posso essere presente perché per noi oggi a livello finanziario è una giornata tragica. Il giorno dopo invece dice: va tutto benissimo, tutti che parlano male di noi, non vi rendete conto di quanto siamo soli. Sono passate solo 24 ore. Marcello, allora cosa hai detto il giorno prima? Marcello ha trovato una scusa per non venire al Festival del Libro, ma sapeva perfettamente che era, magari non aveva ancora parlato con Oaktree per sapere le loro idee, ma pensava sicuramente quello che pensiamo adesso, cioè che l'Inter ha tutto da guadagnare perché si è tolta i debiti, ha una proprietà abbastanza forte e salda come praticamente economia, per cui il problema di fondo qual è? Che al contrario di quello che faceva prima, adesso si può permettere anche di comprare qualche giocatore. Io credo, conoscendo Beppe, che non lo farà, perché lui praticamente è un po' spilorcio, cerca di... No, non ridere quando parlo, perché scusa, sembra che dica delle buffonate, in realtà no, è che questa. Spilorcio? No, spilorcio nel senso che cerca di spendere... Oculato, sì, oculato. A te non t'ho interrogato, scusa, non vuole spendere più del normale, quindi tenete conto che... Però anche Luciano... aspetta, Marcello, aspetta, fammi finire, mica ho finito. Sì. Allora, quando praticamente voi guardate il bilancio dell'Inter di Zanche, cioè il bilancio di un Inter indebitato, voi vedete che gradatamente è sceso il deficit, il che vuol significare che Beppe Marotta e Ausilio hanno fatto un lavoro eccellente. Questo è quello che volevo significare io, e adesso do la parola a Marcello. Vedi come sono fatto io? No, ma grazie, ma scusami, io non metto in dubbio la gestione dell'Inter, che sia stata buona, l'abbiamo detto anche prima tutti noi, che hanno fatto sicuramente bene, e gli va un plauso, è sicuro. Io però dico che anche adesso nella lettera che ha fatto Oaktree di presentazione del suo ingresso, no, nel club, ha detto che però bisogna mantenere la stabilità economica. Infatti, ha detto sì, vogliamo mantenerci a dei buoni livelli, a ottimi livelli, a progredire anche, ma la stabilità economica è la prima, che è imprescindibile. Ma vedi, hanno Marcello, detto anche i nuovi proprietari. Sono perfettamente d'accordo, ma vedi, quando uno praticamente prende in mano un oggetto vincente, lasciamo stare la squadra, tende sempre a dire continuità, però mi raccomando non spendiamo più del normale, poi se le spendono va bene lo stesso. Ti ricordi cosa ti diceva l'avvocato a te? No, a me mi diceva, guarda, io mi ricordo di un'intervista fatta dall'avvocato dopo il nostro ingresso alla Juventus. Allora, a Londra è stato intervistato da Tony Damascelli, l'avvocato, e veniva da 9 anni di non vittorie, di debiti eccetera alla Juventus, e Tony Damascelli gli disse all'avvocato: senta avvocato, come pensa di portare avanti la Juventus in questo momento? L'avvocato ci pensò un pochino e poi gli disse: ma guarda, prima con gli altri era un problema, con questi mi sembra sia un affare. Questa era la risposta dell'avvocato. Evidentemente ha capito che noi facevamo praticamente il passo secondo la gamba, non più lungo della gamba, e cercavamo di portare fieno senza poi spendere quello che sostanzialmente la Juventus non aveva, perché tenere presente che
in quei tempi la Fiat era in crisi, non abbiamo chiesto noi nessun aumento di capitale in 12 anni, abbiamo portato praticamente i risultati e nelle assemblee abbiamo dato praticamente qualcosa agli azionisti di minoranza. Detto questo, vi lascio la parola a voi. C'era Nicola, no, è vero, è vero. No, no, ma io volevo fare gestioni. Proprio, volevo dimmi, fare dimmi, una Nicola, domanda, un po' un messaggio. Una domanda, insomma, volevo capire il direttore come la pensava sul discorso di Marotta di prima, perché tra le righe io ho notato questo messaggio trasversale, nel momento in cui lui dice al procuratore che si vuol far bello. Allora, da quando esiste il calcio, il procuratore va dalla proprietà o comunque manda i messaggi alla proprietà su quello che di base gli trasmette il giocatore. È evidente che se il procuratore di Lautaro fa un'intervista dove dice io per il mio giocatore chiedo 12, 14 e 16, è evidente che il giocatore in qualche modo gliel'ha suggerito. Quindi ho notato che Marotta questa cosa l'ha sottolineata dicendo che si voleva far bello. È una frecciata come per dire, caro Lautaro, state buono, stai calmo. No, no, ma fa bene, però vedi il contrario, è quello che facevo io. Facevo il discorso con i giocatori e il procuratore non sapeva niente. Questo era quello che praticamente stavo facendo io al tempo mio, può darsi pure che... ero facilitato dagli eventi, non lo so, quello che, oppure dal nome della Juventus, perché tutti volevano venire a Juventus, a quei tempi era ambita la società, adesso praticamente magari un po' meno perché i risultati scarseggiano, però voi avete visto l'amore che ha prestato anche in campo Allegri dopo la partita di Coppa Italia, ha detto di tutto e di più. Un amore dimostrato con una veemenza, direi, con una personalità. Ha preso a calci tutto quanto. Tutti, dov'è Rocky? Boh, poi hai trovato il direttore di Ma quella è stata sport. L'uscita più giusta che ha fatto. Dov'è Rocky? Mi aveva a fianco nel dov'è Rocky. Sì, vero. Sì, no, ma vedi Marcello, quando succedono queste cose c'è sempre qualche movimento che aziona questo. Evidentemente noi non lo sappiamo, io perlomeno non lo so, ma sicuramente c'è stato qualcosa in società che ha azionato la bile di Allegri che poi è esplosa in tutta la sua veemenza dopo la partita vinta. Magari c'era chi pensava che perdesse la partita perché l'Atalanta era favorita, specialmente dopo la partita con la Salernitana. Nessuno avrebbe speso un soldo sulla Juventus, eppure la Juventus è riuscita a vincere, ma addirittura vi dirò di più, è riuscita a vincere dominando quella squadra che poi è andata a Leverkusen a vincere 3-0, ma vi dico anche il perché, così che imparate, poi dopo se parlate di calcio con alcuni potrebbero dire ammazza quanto ne sa questo qui di calcio. Allora, praticamente ha vinto con l'Atalanta perché... E Allegri si è accorto che non giocava Scamacca e ha pensato bene di togliere un difensore per mettere un centrocampista per fare densità a centrocampo perché le mezze punte si affogassero. Ma questo gliel'avevi suggerito tu il giorno prima? Io questo me lo ricordo, però vorrei dire, poi dopo si va, scusa, si va a Leverkusen e si trova Lokman che è alto 1,40 m marcato da 1 e 2 metri. Io in quel momento lì fossi stato il dirigente del Bayer Leverkusen, sarei sceso in campo, avrei preso per collare l'allenatore Xavi Alonso, l'avrei mandato in panchina e sarei andato io al posto di lui, perché non puoi marcare uno svelto come Lokman da un difensore di 2 metri, è un assurdo, e tant'è che Lokman ha segnato 3 gol prendendo in giro questo ragazzo. Ed è un peccato perché praticamente la partita poteva essere più equilibrata, l'ha resa squilibrata proprio questa marcatura. Quindi vedi, tra un allenatore e un altro c'è un po' di differenza, quindi anche meriti ad Allegri vanno dati. E io devo dirti, se mai ci fosse bisogno, che bisogna fare molto meglio di Allegri, e io non so se saremo capaci di vincere la Coppa Italia e di qualificarsi in Champions, cioè, me lo auguro. E lo auguro alla Juventus perché gli voglio bene. Il problema di fondo però è difficile emulare. E siccome è tanto stato criticato Allegri, che poi è esploso, ha fatto male ad esplodere. Però c'era sicuramente qualche cosa
che covava dentro di lui e praticamente... Sì, ma certo, ma certo. Vabbè, allora, questo è evidente. Guarda, facciamo una cosa. Cioè, ma sentite che discorsi che faccio proprio... infatti è inevitabile. Sto registrando. Come sull'orlo di un infuocato. Sono cose che praticamente sto registrando perché poi dopo abbiamo l'esame, no, mi sembra. No, ragazzi. Ma come promesso sono debitrice della stoccata di Beppe Marotta, Massimiliano Allegri, vi ricorderete il suo tipico modo di dire, usando un gergo che si usa in ippica, il cortomuso, no? Quando due cavalli sono lì e proprio si vince per un centimetro. Ecco, insomma, ha ripreso questo detto e ci ha fatto un po' di ironia Marotta, ascoltiamolo. L'ultima svolta sia stata la vittoria con la Juventus, era il momento in cui erano lì, dice cortomuso, diceva Allegri, era il cortomuso che era diventato un distacco molto lungo, quindi credo che diventato un momento iniziale, poi dopo siamo andati in discesa, però finché la matematica non c'era la vittoria, c'era sempre quell'ansia che non era paura perché la convinzione era forte. Noi siamo tutti giovani con la squadra, qua c'è Mr. Faris, che è uno dei protagonisti. Devo dire che abbiamo vinto in scioltezza. Vinto in scioltezza, voi direte, vinto in scioltezza perché gli avversari non erano all'altezza. No, fa anche rima, ma ha una sua verità, vedi, l'avia già. Però Elena, fatemi partire da Elena, poi c'è la vecchia, l'ho lasciato così. In effetti. Poverino, non può parlare stasera. Solo se lo dice. Questo è un dato di fatto. Gli diamo la parola, sentiamo quello che dice. Ti ha dato la parola. No, avete detto. No, tu adesso. Poi me la riprendo, vai. No, ma è un dato di fatto. Questo purtroppo le avversarie, come è successo l'anno scorso per il Napoli. È banale, è un dato di fatto. Ma è la verità, come è successo l'anno scorso col Napoli, perché se pensiamo al Milan non è che ha fatto, quanti punti ha fatto il Milan quest'anno? Perché quando abbiamo vinto lo scudetto avevamo fatto 81 punti, quindi non è che sia andato molto distanti dall'anno dello scudetto, quindi quando c'è una squadra che è talmente più forte delle altre non si può dire niente, cioè è meglio essere la prima delle seconde perché si fa una partita sì, ma la seconda è la prima delle sconfitte, attenzione. Lo so, però meglio essere la prima delle sconfitte che la quarta delle sconfitte, cioè nel senso, quindi ho capito. vedi che la banalità dell'argomento praticamente è stata interpretata a meraviglia dal nostro Max Lavia. Elena. Io credo che siano anni un po' particolari, nel senso che come l'anno scorso quest'anno c'è stata una squadra che ha distanziato tutte le altre perché era nettamente migliore, quest'anno era migliore, quest'anno era l'Inter, l'anno scorso era il Napoli e non ce n'era per nessun'altra squadra. Quindi chapeau a chi è arrivato primo, quelli che sono arrivati dietro, probabilmente come diceva prima il direttore, l'anno prossimo agevoleranno ancora l'Inter perché hanno cambiato sia secondo Juventus me che sì, Milan secondo me. Che Napoli, hanno cambiato l'allenatore. Lo cambieranno. Secondo me giocano tutti a favore dell'Inter. Perché, tutti a favore dell'Inter. Perché per esempio... L'Inter niente, compra Taremi, aumenta la qualità del gruppo. Il Milan, per esempio, deve pensare a un centrocampo anziché a un attacco, ma anche a un attacco, soprattutto avere qualcuno che quando non esiste Leao, e purtroppo Leao molto spesso non esiste, ci vuole uno. Come Giroud, per esempio, che spesso ha risolto le partite a modo suo, di testa o di piede, con l'esperienza che aveva. Quindi, siccome Giroud se ne va, adesso bisogna che trovino un attaccante, ma soprattutto un centrocampo che faccia una cosa diversa, perché quando il centrocampo funziona, la difesa si difende meglio e l'attacco viene alimentato nel migliore dei modi. Quindi devono rifare la squadra. E mi sembra che questa... acquisizione delle prestazioni di Fonseca sia un qualcosa che sostanzialmente deve permettere a chi di dovere di vendere un pezzo come hanno venduto l'anno scorso Tonali, cioè Teo Hernandez. Questo secondo me. E poi c'è anche un'altra cosa. Io dico, per esempio, conoscendo Zlatan Ibrahimovic, che si era adoperato per dire un allenatore, è evidente che in queste circostanze qui decide Furlani con gli algoritmi e il presidente in prima persona. E allora probabilmente
e il mio amico Zlatan si può innervosire e può dire: ragazzi, arrivederci a tutti, fate voi quello che volete, io la mia ve l'ho detta, se poi volete cambiare, perché altrimenti può succedere che si prenda delle responsabilità che non sono sue, ma derivanti da altre decisioni. Antonio, è certo, e non è uno che mette la faccia per un altro, condivido, o la mette per se stesso. Condivido al 100%, e poi dico che il Milan comunque, oltre al centrocampista e all'attaccante, ha necessità assolutamente anche di un difensore.